Quarto successo consecutivo non succedeva da parecchi anni a Dello. Mister Cabassi, un commento alla partita e poi spiegaci cosa hai fatto per ridare a questa squadra convinzione, fiducia e soprattutto un gioco che ha portato anche oggi a sgretolare gli avversari nella ripresa. Prima di tutto è stato un risultato importante perché, come ho detto domenica scorsa, abbiamo ancora delle speranze per agguantare i playoff. Sarà difficile, ma noi ci dobbiamo provare fino in fondo. A livello di partita avevamo contro un avversario che, dovuto al fatto che ci crede ancora alla salvezza, ha dato tutto per tutto, però siamo stati bravi a far nostra la partita. A livello di gioco mi sono piaciuti i ragazzi i primi 10 minuti, poi purtroppo abbiamo iniziato a giocare a palla lunga, cosa che non evidenziano la nostra qualità. Infatti nella ripresa negli spogliatoi ho parlato con i ragazzi, noi dobbiamo insistere, ci stiamo allenando per tenere palla a terra, dobbiamo farlo anche in partita. E difatti iniziato il secondo tempo si è visto un'altra squadra, un altro gioco, segno che la squadra c'è, sta bene fisicamente e anche a livello di qualità, è una squadra importante. Ecco, adesso non dipende solo da noi, ma è evidente che la nostra parte è quella di vincere anche le prossime due partite, soprattutto quella del 1° maggio che sarà una sorta di sfida per il quinto posto. Come si prepara con il tempo che c'è a disposizione questa partita? Delicatissima. Prima di tutto bisogna subito dire che abbiamo a disposizione 2 settimane di lavoro, dove possiamo anche sfruttarla per recuperare un attimino gli sforzi che abbiamo profuso in queste 5-6 partite. E sicuramente ho travagliato, sarà una partita importante, una finale, e faremo di tutto per fare la nostra partita. Come dico sempre, noi ci proviamo, poi sarà il campo a decidere il risultato. Ecco, però non ci hai spiegato che cosa è successo a questa squadra che da un mese a questa parte non solo non conosce più sconfitta, ma anche in fase difensiva ha subito solo un gol in 4 partite. Sì, questo diciamo è un punto molto importante, perché le squadre che devono fare un campionato davanti, la prima cosa è non subire gol. Si stanno impegnando. Per fare il discorso cosa ho fatto, non ho fatto nient'altro che sviluppare le loro qualità, che ne hanno tante. Siccome sono dei giocatori bravi, hanno capito e lo stanno facendo.